Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana, curato ovviamente dalla redazione di TVR Teleitalia. Due titoli anche in questo nostro appuntamento, eccoli. Parleremo dello statuto regionale, più che altro il richiamo antifascismo, valore fondamentale dell'azione regionale, la proposta di legge in prima lettura che viene approvata all'unanimità. E poi promozione dell'attività fisica, il sì unanime alla legge per allargare la platea di chi potrebbe e dovrebbe usufruire dello sport e migliorare così la propria salute. Il primo argomento, come detto, riguarda lo statuto e nello statuto della Regione Toscana ci sarà un forte richiamo all'antifascismo e alla promozione della memoria della resistenza. La proposta di legge in prima lettura è stata approvata all'unanimità e in particolare nei principi generali viene rilevato l'antifascismo come principio costitutivo dell'ordinamento regionale. È il comma 1 dell'articolo 3. La legge parte dalla considerazione che la regione si è fatta da sempre promotrice proprio della cultura della resistenza. Io sono orgoglioso del voto dell'Assemblea legislativa. All'unanimità si è sancito qualcosa che è nella storia della nostra regione. La Toscana è terra antifascista. Con questa prima votazione inizia l'iter per inserire tutto questo all'interno dello statuto, della carta costituente dei cittadini e delle cittadine toscane. La Toscana è tutto questo ed è rappresentato anche attraverso il suo simbolo, il Pegaso alato, che era il simbolo del Comitato di Liberazione Nazionale. La Toscana è sempre stata dalla parte giusta della storia, la parte dei diritti, la parte dell'accoglienza e la parte dell'essere terra antifascista. Il Consiglio regionale ha deciso di modificare in prima lettura lo statuto inserendo il richiamo all'antifascismo nella consapevolezza che da sempre la Regione Toscana promuove la cultura della resistenza, la cultura della memoria e anche nel suo simbolo più rappresentativo, il Pegaso alato, ereditato dal Comitato di Liberazione Toscano, il richiamo a quegli anni e alla lotta al nazifascismo. Per questo motivo si è ritenuto opportuno, con una proposta che alla fine è stata largamente condivisa da tutto il Consiglio regionale, di andare ad incidere sullo statuto inserendo al suo interno un richiamo alla cultura della resistenza e all'antifascismo come un valore fondante del nostro ordinamento giuridico. Si è conclusa la prima lettura in aula che ha portato alla modifica dello statuto. L'appuntamento adesso è tra 2 mesi per la seconda lettura. A quel punto la proposta di modifica dello statuto potrà diventare legge di riforma dello statuto e quindi lo statuto della Regione Toscana sarà arricchito da questo importante riferimento alla cultura antifascista. Noi abbiamo convintamente lavorato sia in commissione e chiaramente poi con un voto favorevole in aula l'adozione di questa modifica statutaria. Abbiamo al tempo stesso però voluto capire, attivando una presentazione di un emendamento, il dibattito in aula, per capire se c'era la volontà sostanzialmente di fare un passo avanti, di fare quello che il Parlamento europeo nel settembre del 2019 con una mozione unitaria ha sostanzialmente portato all'attenzione di tutti i paesi d'Europa, quella che è una battaglia invece di principio sull'antitotalitarismo. Cioè volevamo capire se era possibile arrivare direttamente a un principio che sembra sconosciuto ancora in quest'Aula, dove sostanzialmente si va a condannare qualsiasi forma di proibizione della libertà, di discriminazione, di persecuzione, fatto salvo le esperienze nazionali di antifascismo, di anticomunismo che ogni paese europeo ha conosciuto nel periodo che intercorre tra il 1917 e il 1989, ma lo abbiamo fatto senza esito. Si è cercato di innescare un dibattito d'ordine ideologico molto molto triste, molto molto anche parcellizzato con riferimenti e contesti che appartengono sostanzialmente a tutti, come a tutti appartiene la radice antifascista su cui si basa la nostra Repubblica. E chiaramente è così sancita nei testi della nostra Costituzione, ma volevamo cercare di far capire che probabilmente oggi la questione, per essere compresa a livello globale, andasse sostanzialmente presa nell'ottica di condannare invece il fenomeno nella sua complessità. L'antitotalitarismo non è soltanto antifascista o anticomunista, assume forme diverse, ma sostanzialmente quest'Aula molto probabilmente voleva operare in tutt'altra direzione. In ogni caso, ci siamo chiaramente anche noi
posti in una votazione favorevole, cercando però appunto di capire se era possibile sostanzialmente attualizzare un messaggio che serve per comprendere i problemi del presente e probabilmente anche del prossimo futuro. Una discussione che a tratti può sembrare quasi anacronistico affrontarla nel 2022 di fronte a una emergenza economico-sociale che tutti quanti ben sappiamo. Però quando si parla di valori condivisi, di una piattaforma, di principi che, come dire, devono essere patrimonio di tutti quanti i toscani, io credo che, come dire, il dibattito debba svolgersi nel modo più completo possibile. Di fronte a degli emendamenti presentati anche dall'opposizione che in qualche modo avrebbero arricchito sicuramente anche il testo, avevamo chiesto il ritiro della PDL statutaria per un approfondimento ulteriore in commissione, perché ripeto, laddove si vada a toccare la nostra carta fondamentale credo che si debba trovare la maggior convergenza possibile. Non ci siamo riusciti, però certamente, ecco, oggi nel 2022 credo che su certi valori fondanti della nostra democrazia certamente non ci possa essere nessun tipo né di dubbio né di contrapposizione ideologica, anche perché, un'ultima notazione, troppo spesso la contrapposizione ideologica dei buoni contro i cattivi ha condizionato fortemente, fin troppo, anche la vita politica, in qualche maniera, come dire, anche sdoganando un po' certi pregiudizi rispetto aree politiche che oggi, come dire, si propongono invece come legittimamente interlocutori nell'ambito del panorama democratico della nostra nazione. I valori dell'antifascismo, i valori della resistenza sono dei valori fondamentali per la Costituzione italiana, lo devono essere, lo sono da oggi anche per lo Statuto della Regione Toscana, due principi fondamentali che devono accompagnare il nostro agire, la nostra azione di legiferazione. Può essere un dato scontato, ma non lo è, il fatto che abbiamo voluto modificare lo statuto e inserire questi principi all'interno della Carta fondamentale della Regione Toscana. Con il nostro voto e il nostro sostegno a questa iniziativa vogliamo fare una scelta di campo netta che però unisce la Toscana, unisce i valori democratici e fa di questa terra un punto di riferimento di valori fondamentali che devono guidare il nostro giro. Ricordare, segnare nello statuto della nostra Regione questi valori è un elemento costitutivo che impegna tutti noi nel promuovere e nel difendere le nostre libertà in un momento in cui la guerra e i totalitarismi hanno dimostrato che, insomma, quello che è successo soltanto 50-70 anni fa non può essere dimenticato. Abbiamo votato a favore dell'inserimento del concetto, del principio dell'antifascismo nel nostro statuto, perché mai come oggi la lotta ai totalitarismi passa soprattutto dall'aspetto culturale. E l'aspetto culturale deve essere sostenuto e incoraggiato anche dalle istituzioni. Questo è sicuramente un modo positivo di farlo, di proporlo, anche perché l'Italia deve per certi versi fare ancora i conti con la propria storia, che ormai si può dire non è più recente. Quel ventennio ha segnato la nostra cultura, ha segnato la nostra storia ed è importante fare memoria di quel tratto della nostra esistenza proprio per far sì che quel tipo di esperienza non si debba ripetere più e per sottolineare che qualunque rigurgito di fascismo, nazismo che ancora purtroppo emerge in questa società deve essere con forza ricacciato indietro. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato all'unanimità le nuove disposizioni per la promozione dell'attività fisica. La legge che è stata varata introduce le modifiche alla legge regionale ed è stata presentata dal primo firmatario, il consigliere Andrea Vannucci. Il provvedimento punta a rendere ancora più incisiva la promozione di quella che è l'attività fisica mediante la predisposizione di progetti specifici indirizzati a tutte le fasce d'età e a diversi ambiti di riferimento da realizzarsi attraverso la revisione periodica dei protocolli di esercizio per la attività fisica adattata oggi esistenti oppure attraverso nuovi programmi di esercizio strutturato. Sì, una legge approvata all'unanimità, e lasciatemi sottolineare che questo è un aspetto che ovviamente mi riempie di soddisfazione. È una legge che pone l'accento sulla promozione dell'attività fisica e sulla prevenzione, come attraverso l'estensione di un modello che nella nostra regione ha di fatto inventato, ha aperto la strada. L'attività fisica adattata è ormai una realtà consolidata nelle nostre città e nei nostri territori. L'obiettivo è quello di allargare la platea, dalla popolazione anziana alla popolazione che presenta delle fragilità legate evidentemente al tema della cronicità.
l'investimento in prevenzione è un investimento che ha anche un valore collettivo. Evidentemente il benessere di una persona, se raggiunto attraverso l'attuazione di politiche come questa, è un qualcosa che riverbera positivamente anche sulla collettività e sulla comunità di cui la persona fa parte. Io credo che questo sia un piccolo passo, ma un piccolo passo nella giusta direzione. È un'ottima proposta di legge. L'attività fisica adattata riguarda un numero sempre crescente di persone, perché è rivolta soprattutto alle persone con fragilità, soprattutto anziani o con persone che sono a rischio di patologie. È un'attività straordinaria perché, oltre a promuovere l'attività fisica, insegna anche gli stili di vita, l'approccio all'alimentazione, all'affettività, al buon uso dei medicinali. Quindi c'è tutto un mondo importante dietro a tutto questo, che serve a mantenere in forma e a prevenire patologie. Quindi, come dire, come gruppo di Italia Viva noi ci siamo espressi immediatamente in modo favorevole. C'è da dire però che c'è una serie ed un numero importante di persone di patologie che oggi non hanno accesso a questo tipo di attività. E noi pensiamo, per dire, alle persone che sono state colpite da ictus, o che sono colpite da Alzheimer, o che sono colpite da Parkinson, o che comunque hanno avuto degli incidenti e una volta finito il percorso di riabilitazione si trovano fuori, diciamo, dal mondo dell'attività fisica adattata. È una materia sulla quale noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare ad intervenire perché i numeri sono importanti, ma soprattutto perché è giusto che questo sia. Penso per esempio alle piscine. Alle piscine è quasi impossibile poter accedere per queste persone, soprattutto per le persone che hanno avuto ictus e che l'attività motoria in acqua dà tantissimi benefici, perché gli spazi e i tempi sono pochi. Anche le piscine, le strutture che mettono a disposizione corsie, vedono queste corsie ormai impegnate da tanti anni da chi è arrivato subito e che chiaramente non vuole smettere, stante i benefici che questa attività produce. Dobbiamo quindi intervenire per cercare di dare sempre più spazio e quindi maggiori risposte a quelle persone che oggi ne avrebbero bisogno, ma che, diciamo, per mancanza di possibilità fisica non riescono a fare attività. È un po' limitata perché, secondo il mio punto di vista, avremmo dovuto andare a vedere anche quelle che sono poi dopo le necessità per poter fare l'attività fisica, perché così facendo non si ha una progettualità in questo momento e bisogna anche considerare gli impianti che devono essere messi a disposizione. Per cui mi sarei aspettato di fare una discussione un pochino più lunga, soprattutto in commissione. È stata molto accelerata perché in 2 settimane l'abbiamo avuta 2 volte in commissione, ma sapete benissimo quelle che sono state le difficoltà di queste ultime 2 settimane, con tanto di campagna elettorale, votazioni e tutto il resto, e oggi ce la ritroviamo addirittura dopo neanche una settimana, 2 settimane, ripeto, che è passata in commissione, ce la ritroviamo immediatamente in aula. Avremmo potuto fare qualcosa di molto più completo, di molto più centrato e di dare delle risposte. Questa è un allargamento a tutte le persone che vogliono fare attività fisica, però non si parla né di impianti, non si parla di progetti, non si parla di niente, per cui noi la voteremo favorevolmente, perché comunque si tratta di attività fisica, è un primo passaggio. Aspettiamo poi dopo anche quello che succederà alla Camera, per dove questa modifica della legge per quanto riguarda addirittura lo sport è stata portata all'attenzione prima del Senato e poi della Camera. Insomma, ci sono un po' delle cose che secondo me bisognerebbe più approfondire per quanto riguarda il mondo dello sport in generale, perché credo che abbia una valenza e incida molto in quello che è l'attività e la vita di tutti noi cittadini. Lo sport fa parte di quelle attività, di quella parte della vita umana che deve essere promossa, perché oltre a essere un beneficio per la salute è anche un momento di comunità, di socialità, di cui abbiamo sentito molto la mancanza in questi 2 anni di pandemia. La promozione dello sport quindi deve passare anch'essa attraverso tutti gli strumenti istituzionali che abbiamo a nostra disposizione, e sarà un passaggio, credo, che dovrà essere maggiormente sottolineato anche quando arriverà la discussione della risoluzione sugli stati generali della salute. Noi abbiamo votato favorevolmente a questa proposta di legge che ha avuto un iter molto veloce in commissione, proprio perché c'è stata unanimità fin dall'inizio della discussione. Riteniamo che lo sport possa essere sicuramente
anche inteso in termini di migliorare lo stato di salute delle persone, debba essere inteso anche appunto in questo senso e possa tante volte essere una prevenzione fondamentale rispetto a una serie di problematiche e criticità che, se non affrontate in tempo, potrebbero anche diventare gravi. E questo era anche l'ultimo tema che abbiamo affrontato in questo nostro appuntamento. Ci ritroveremo tra 7 giorni, sempre qua dentro il Consiglio.